Flashpoint. L'occhio sulla città. Da Radio Flash. Presentato alla libreria Erasmo martedì 26 novembre, un incontro I Delfini di Ardenza, manufatti in ghisa per Livorno e Firenze fusi nelle regie fonderie imperiali di Follonica, promosso dall'associazione Gli Amici dei Musei e dei Monumenti Livornesi. Abbiamo ascoltato Claudio Casini, storico dell'arte, che ha presentato questo incontro e che ci parla appunto di questo argomento. I Delfini di Ardenza, che sono un prodotto della fonderia di Follonica, siamo intorno alla metà dell'Ottocento, sono dei delfini che originariamente si trovavano porta a mare, come balaustra del Ponticello e anche alla Dogana, quindi avevano una destinazione diversa da quella che noi conosciamo, cioè il porticciolo dell'Ardenza. E questi delfini furono disegnati, progettati da uno scultore fiorentino che si chiamava Lorenzo Mencini, e furono realizzati appunto con il ferro fuso, quindi con la ghisa a Follonica. Abbiamo documentazione anche proprio su questo, quindi una produzione, diciamo, importante, no? Quella che è stata fatta a Follonica, non solo per quanto riguarda i delfini, ma per quanto riguarda Livorno, ancora la porta di San Marco, cioè tutte le parti in ferro fuso sono uscite dalle fonderie di Follonica. Ma Follonica lavorava poi per Firenze, ha lavorato anche per altre città della Toscana e anche fuori, insomma, da quello che era lo stato appunto granducale. Ma sono importanti anche dal punto di vista artistico, diciamo? Sì, ripeto, il disegnatore è appunto Lorenzo Mencini, cioè uno scultore di gusto neoclassico che negli anni 30, anni 40 era uno degli scultori più importanti nella scena, diciamo, artistica fiorentina. È uno di quegli artisti che è nato alla luce della grande tradizione del Bartolini, quindi il nome più prestigioso della scultura della prima metà dell'Ottocento, quindi un personaggio importante. Le sue opere comunque sono, diciamo, presenti soprattutto poi a Follonica, nella chiesa di San Leopoldo, da quello che è il prono, da quello che è il fonte battesimale, sono tutte opere di Lorenzo Mencini, comunque, ecco, importante, quindi scultore. E comunque uno scultore che è stato, come dire, guidato poi dalla mano di Carlo Reisammer, che è l'architetto praticamente artefice, insieme con il suo suocero, che era il Manetti, Alessandro Manetti, che qui a Livorno, ma anche a Follonica, ha diretto i grandi lavori, no? La pianificazione della città, dalla cinta daziaria e poi anche altri interventi. Senta, la collocazione attuale pensa che vada bene? È una collocazione senz'altro momentanea, perché è ovvio che sono nei depositi, quindi si spera comunque la collocazione continui ancora a essere momentanea. Ma bisognerà certamente pensare poi, ora non so quanto sia vantaggioso reinserirli nel suo contesto, cioè nel porticciolo dell'Ardenza, perché sono effettivamente molto erosi, quindi sì, c'è qualche gruppo che sta un po' meglio, però in linea generale non sono in buono stato, anche se venisse fatto un restauro e ce l'auguriamo, però possiamo pensare poi a una musealizzazione, una fusione ex novo su posto. Questa è un po' la mia idea. Che il materiale chiaramente è a disposizione del San Massimo. Eh sì, per forza, quindi ha sofferto moltissimo per questo. Quindi anche a Follonica la ghisa artistica è presente ovunque. Follonica abbiamo un bellissimo cancello, anche quello che era il cancello proprio di ingresso alla fabbrica, è sempre sottoposto ovviamente a problemi di erosione, però
continuamente ovviamente si sottopone a restauro, perché insomma sono passati più di 150 anni. Quindi rimane, diciamo, il valore dal punto di vista storico. Storico, però non escludiamo anche un valore artistico, perché comunque sono, certo, sono delfini, insomma, non, però nel loro genere sono senz'altro anche, diciamo, interessanti, anche come soluzione, anche, diciamo così, proprio anche scultorea. Flashpoint. L'occhio sulla città. Da Radio Flash.